Raid furtivo al cimitero Farello, un nostro sopralluogo e la testimonianza di chi ha scoperto l'incresciosa vicenda, corredata da immagini che non avremmo mai voluto riprendere, ed è subito indignazione collettiva. Ma è concepibile in una società civile accettare furti nel luogo sacro del riposo eterno? L'indignazione è l'unico sentimento che in questo momento si può provare. Noi siamo qui per presentare dei progetti finanziati, quindi dei grandi passi avanti che stiamo facendo, assistenza aggiuntiva a quella esistente che viene data alla nostra città, un grande sforzo per far crescere questa comunità e ci troviamo a discutere di fatti che sono inqualificabili. Sappiamo del difficile momento economico, sappiamo che grossi problemi da questo punto di vista ci sono in tutta Italia, in tutta la Sicilia, ma quello che succede, noi dobbiamo qualificarlo per quello che è una vergogna per la nostra comunità, è una vergogna per non c'è nessun rispetto neanche per i morti e credo che ci sia poco da fare davanti a una situazione del genere. C'è semplicemente da cogliere la difficoltà, cogliere il problema vero, essere tutti compatti nell'affrontare una situazione di difficoltà che porta l'uomo veramente a compiere atti indegni. Si chiede da più parti più vigilanza, ma è possibile? Come si fa a vigilare 24 ore su 24 un cimitero così grande? Quanta vigilanza ci vorrebbe? Scusate, credo che non è in una logica neanche in questo momento pensare che un cimitero possa essere vigilato di giorno e di notte o videosorvegliato sia per le dimensioni sia per l'entità di quello che c'è dentro. Cioè, dobbiamo capire che le banche dove ci sono cose da portare via, dove ci sono oggetti di valore, ma il cimitero è altra cosa, ha un'altra funzione, un'altra logica e quello che è importante che c'era dentro non può essere portato via. È proprio un problema di civiltà, non è un problema di valore economico. Non dobbiamo spostare l'obiettivo, l'importanza di quello che è successo, proprio la gravità di quello che è successo, perché sennò sarebbe ancora più grave da parte nostra. Pur consapevole delle difficoltà economiche, dico eventualmente rivolgetevi a chi può aiutarvi, venite anche al comune se serve, ma questo tipo di comportamento credo che offenda innanzitutto chi compie questi atti. Quindi è indegno, inqualificabile. Non voglio giustificare, non voglio dire altro, dico semplicemente che ci sono altre forme per affrontare un difficile momento e per garantire la sopravvivenza alla famiglia. Questo è proprio indegno.